pubs e nightclubs contro il passaporto vaccinale. Il piano del catering per riaprire all'aperto. Inghilterra, è emergenza psichiatrica. I dottori britannici preferiscono vedere i pazienti di persona. Settled status, bisogna sensibilizzare gli anziani. Buongiorno e benvenuti all'edizione del telegiornale di lunedì 12 aprile. Questa settimana sono continuate le discussioni e le critiche da parte delle aziende e di molti parlamentari sulla proposta del passaporto vaccinale, mentre le città preparano delle facilitazioni per le riaperture di pubs e ristoranti. Con la pandemia che sta perdendo di forza, iniziano ad emergere altri problemi sanitari che preoccupano molti medici. Ed infine parleremo di un problema molto importante, il settled status per gli anziani. Partiamo con il dibattito sul passaporto vaccinale proposto dal governo, ma che trova la forte opposizione sia da parte delle aziende che da parte di una larga maggioranza del Parlamento. Le preoccupazioni sono per l'economia e per le libertà individuali, come ci spiega Daniele Pace nel servizio. Le grandi catene di pubs e nightclubs bocciano il passaporto vaccinale, definendolo antidemocratico, ingestibile e iniquo. La presidente di UK Hospitality ha già fatto sapere che i pubs e i nightclubs non chiederanno il passaporto e ritengono di essere ingiustamente bersagliati dal governo, che non impone le stesse restrizioni agli altri settori. Alex Rayleigh, fondatore di Longer, catena di 170 locali, definisce irragionevole le misure che bersagliano il settore, che potrebbero essere antidemocratiche e discriminatorie. Rayleigh si scaglia anche contro il passaporto vaccinale, che sarebbe ingestibile per pubs e ristoranti. Andare al pub e al ristorante è molto più informale che andare in altri posti e spesso la gente capita semplicemente in un posto e sarebbe improponibile richiedere la certificazione, fa sapere Rayleigh. D'accordo anche il proprietario di Waterspoon, Tim Martin, da sempre critico con le misure, che definisce controproducenti e idiote. Anche il gruppo Fuller crede che il passaporto vaccinale sia mirato al settore del catering, con forti punti di conflitto. E altre preoccupazioni arrivano anche per quel che riguarda le spese da affrontare. Molti locali dovrebbero assumere personale al solo scopo di controllare le certificazioni e il settore dell'ospitalità è compatto nel respingere la proposta di un passaporto vaccinale. Uno svantaggio per molte aziende e i suoi giovani clienti, fa sapere il gruppo Deltic, che possiede 42 locali in Inghilterra, a cui fa eco uno dei gruppi più grandi, Recom UK, che giudica la proposta iniqua. Contro il governo e le sue misure ora c'è anche una causa legale intentata dall'ex direttore di Pizza Express per la discriminazione nelle riaperture del settore, ritardate di un mese rispetto ai negozi commerciali che riaprono oggi. Ma il governo potrebbe anche non avere i numeri in Parlamento, dopo che i buristi hanno fatto sapere di non condividere la proposta sul passaporto vaccinale, unendosi alla fronda dei 70 conservatori capitanata da Sir Baker e ai liberal democratici. Le città si preparano alle riaperture di oggi e molti sindaci hanno approvato dei piani per aiutare il mondo del catering, il più penalizzato dalle chiusure. Le autorità locali di Londra, Manchester, Birmingham ed altre città rilasceranno dei permessi temporanei per consentire a molti locali di sfruttare gli spazi esterni. Vediamo il servizio di Chiara Pedrazzi. Oggi riaprono i negozi non essenziali, ma anche i ristoranti e i pubs, seppur con il servizio esclusivamente all'aperto. Il settore si sta mobilitando per trovare delle soluzioni che diano una boccata d'ossigeno alle casse vuote, in attesa della riapertura anche delle sale interne, prevista per il 17 maggio. Anche le città stanno lavorando al fianco degli esausti ristoratori e preparano delle facilitazioni per consentire, là dove è possibile, delle riaperture con più spazi all'aperto. È il caso di Londra, Manchester e Birmingham, che preparano dei piani per la chiusura di alcune strade e l'allargamento dei marciapiedi, in modo che i ristoratori possano sfruttare quegli spazi per i clienti. Sarà così consentito, dal 12 aprile fino al 17 maggio, quando si potrà riaprire anche al chiuso, di bere e mangiare all'aperto senza restrizioni particolari. A Londra, a Westminster, dove normalmente non si poteva bere all'aperto, si consentirà temporaneamente la consumazione di alcolici per strada e ben 60 vie saranno chiuse per far posto ai tavoli. Si allargheranno marciapiedi e ci sarà una forte flessibilità fino alla riapertura totale. A Chelsea saranno resa pedonale Pavilion Road, Duke of York Square e parte di Sloane Square fino all'estate, consentendo posti a sedere per 500 persone. A Manchester saranno abolite temporaneamente le tasse per i tavolini all'aperto e saranno rese pedonali molte vie.
Stesso discorso per Birmingham, che concederà licenze temporanee per i tavoli all'esterno. Uno studio ha calcolato che circa 41.000 locali nel Regno Unito dispongono di giardini e parcheggi dove poter accogliere i clienti, ma si tratta solo del 40% dei pubs e bars. E sempre secondo questo studio, il numero dei locali che riaprirà da oggi è molto minore rispetto a quello che il governo prevedeva, a causa dei costi sia per lo staff che per attrezzare i tavoli all'aperto. Il Royal College of Psychiatrists lancia l'allarme sullo stato di salute mentale dei britannici e teme una vera e propria crisi sanitaria, con i servizi di assistenza sotto pressione. Ce ne parla nel servizio Simona Sieda. L'Inghilterra è sull'orlo di un'emergenza psichiatrica, secondo il Royal College of Psychiatrists, che segnalano un numero record di richieste di aiuto per ragazzi e adulti. Ansia, depressione e disordini alimentari rischiano di provocare un'ondata di ricoveri e i numeri hanno iniziato a salire già con il primo lockdown, secondo quanto pubblicato dall'Ufficio Nazionale di Statistica britannico. NHS ha confermato che i suoi servizi di aiuto psicologico sono sotto pressione e che la situazione peggiorerà. Il presidente del Royal College of Psychiatrists, Adam James, ha dichiarato la crisi dei disturbi psicologici definendola terrificante. La crisi peggiorerà e i servizi ora sono ad alto rischio per l'altissimo numero di persone che sta chiedendo aiuto, ha confermato il presidente James. A soffrire di più, secondo le analisi del Royal College of Psychiatrists, sono i minori. I dati parlano di più di 370.000 minori a cui è stato necessario iniziare un percorso terapeutico da inizio pandemia, con un incremento del 28% rispetto all'anno precedente. Questi minori hanno ricevuto più di 3 milioni e mezzo di sessioni per il trattamento dei disturbi, il 20% in più rispetto al 2019. Secondo Royal College, la situazione è frutto degli effetti devastanti derivati dalla chiusura delle scuole con l'allontanamento delle amicizie. Anche tra gli adulti, i disordini mentali sono raddoppiati dall'inizio della pandemia, con la necessità di 17 milioni e mezzo di sessioni psicologiche. Secondo il Centro di Salute Mentale Britannico, sono circa 10 milioni le persone che hanno bisogno di aiuto, di cui 1 milione e mezzo sono bambini. L'isolamento, gli abusi domestici, l'insicurezza sociale e lavorativa sono i fattori chiave di questa epidemia psichiatrica, a cui si aggiunge la diminuzione dei servizi conseguente alla pandemia, fa sapere il direttore strategico di NHS Miriam Dykin. Il governo ha risposto con un piano da 2,3 miliardi di sterline per i servizi psicologici e ricoveri ospedalieri di natura psichiatrica. E sempre in tema di assistenza sanitaria, da un sondaggio emerge che i medici di base preferiscono incontrare i loro pazienti di persona piuttosto che assisterli da remoto. Il servizio di Carolina De Getto. Il remote working non piace ai medici di base britannici, che preferirebbero incontrare i loro assistiti di persona. A rivelarlo il The Guardian, che ha svolto un'indagine tra i medici. Le consultazioni in remoto fanno sentire i dottori in un call center e rovinano il rapporto di fiducia tra medico e paziente, dichiara il professor Martin Marshall. Anche i leader di NHS e i gruppi organizzati di medici concordano in un ritorno alla normalità, ora che la pandemia sta recedendo, e definiscono l'assistenza a distanza frustrante. Il lavoro da remoto è poi particolarmente delicato per chi ha pazienti con patologie complesse, che preferiscono vedere il proprio GP invece di parlarci per telefono o in videoconferenza. Ma a preoccupare di più i dottori di base e i vertici di NHS è che se le consultazioni da remoto diventassero routine, gli errori di valutazione potrebbero aumentare esponenzialmente. Non vedendo i pazienti di persona, infatti, i medici potrebbero non accorgersi di alcuni segni di malattia, anche grave come il cancro, che invece sono spesso riconoscibili ad una visita generale dal vivo. Alcune visite semplicemente non possono essere fatte da remoto e ci sono sempre delle esigenze particolari, dichiara il professor Marshall. Per i medici, i pazienti dovrebbero almeno poter scegliere se avere una consultazione online o di persona, ora che i contagi preoccupano di meno. Ma viene posto l'accento anche sui nuovi dottori in tirocinio, che sarebbero limitati nella loro professionalità dal lavoro in remoto. Molti tirocinanti non vogliono lavorare online per paura di perdere quell'esperienza professionale che solo la visita fisica del paziente può dare a chi ha appena iniziato la propria carriera da dottore.
Chiudiamo con il settled status perché c'è preoccupazione per gli anziani, che hanno poca domestichezza con la tecnologia, ma soprattutto non sono a conoscenza dell'obbligatorietà di effettuare la domanda per mantenere i loro diritti nel Regno Unito. Abbiamo intervistato Emanuele Bernardini per sensibilizzare tutti gli italiani e avvertire gli anziani. In sostanza c'è questo problema. Sappiamo che alla fine di giugno scade il termine per poter presentare le domande di settled status. È chiaro che la maggior parte delle persone hanno ormai presentato le domande di settled status, però c'è il rischio che ci siano delle persone che magari non sono molto avvezze all'uso della tecnologia o che magari avevano l'indefinite leave to remain prima che il Regno Unito entrasse nell'Unione Europea e magari pensano di essere esenti dal dover fare il settled status. Ecco, è molto importante che anche queste persone facciano il settled status. È importante che i loro figli, i loro nipoti chiedano ai genitori, ai nonni, agli zii se hanno fatto il settled status, se hanno la cittadinanza inglese, ovviamente non è la cittadinanza britannica, non è chiaramente necessario, ma se questo non è il caso, di assicurarsi che abbiano fatto il settled status. Termina qui il telegiornale di Tele Londra. Noi vi lasciamo alla rubrica Flash Week con le migliori notizie della scorsa settimana e vi rinnoviamo l'invito a scaricare la nostra app per essere sempre aggiornati. Vi ricordiamo anche che domani andrà in onda la 14ª puntata del programma Life After Brexit, dedicata alle nuove burocrazie doganali. Giovedì invece la puntata di Covid Update, dedicata agli anziani durante la pandemia. Grazie per averci seguito, a lunedì prossimo! Il passaporto vaccinale fa discutere i politici britannici e non solo. Kate Nicholls di UK Hospitality ha confermato che pubs e ristoranti non lo chiederanno per entrare, mentre le altre associazioni di catering lamentano la discriminazione nei confronti del settore. In Parlamento invece ci sono schieramenti favorevoli e contrari. Tra i contrari 40 deputati conservatori che hanno già firmato per la campagna contro il passaporto vaccinale, capitanati da Sir Brady e preoccupati per le libertà e le discriminazioni individuali. La campagna contro qualsiasi tipo di passaporto vaccinale è stata firmata anche dai liberal democratici e dall'ala di sinistra dei laburisti. Si oppone però meno radicalmente anche il centro dei laburisti. Tra i favorevoli ma scettici ci sono molti scienziati e Confindustria britannica. Ad essere favorevole pare solo il governo, che però lancia ancora messaggi ambigui su un piano effettivo per implementare il passaporto vaccinale. Portobello Road, Portobello Road, street where the riches of ages are stowed. Gli antiquari e i commercianti dei mercatini di pulci britannici lanciano l'allarme. La Brexit ha posto seri ostacoli alla loro attività a causa della burocrazia che spesso non riconosce un oggetto preso da una cantina con un altro commerciato normalmente. Sulle bancarelle dei famosi mercatini londinesi, tra cui il pittoresco Portobello Road, potrebbero mancare tutte queste anticaglie che prima i commercianti trovavano a buon mercato al di là del confine, soprattutto in Francia, e che potevano importare senza problemi nel Regno. Spesso si trattava di oggetti abbandonati e impolverati in qualche cantina francese. Ora però le dichiarazioni doganali sono diventate un ostacolo e spesso il sistema informatico non riconosce quello che sarebbe stato un oggetto prima definito cianfrusaglia. Scattano così sequestri ingiustificati oppure l'applicazione del 20% di IVA al posto del 5% destinata a questo tipo di commercio. I britannici possono iniziare a pensare alle vacanze, a dirlo il ministro dei trasporti Shapps, che ha annunciato un piano del governo per ridurre i costi dei tamponi per chi dovrà viaggiare all'estero. Il ministro ha confermato che dal 17 maggio verrà implementato il sistema a semafori per i viaggi internazionali, con i paesi messi nelle diverse liste di allerta a seconda delle specifiche condizioni interne sulla pandemia. Verde, giallo e rosso saranno i colori che identificheranno le varie nazioni e chi arriverà dalle nazioni in verde non sarà sottoposto a quarantena, ma dovrà comunque fare il test a proprie spese. Shapps ha però rassicurato i viaggiatori sulla riduzione dei costi per i test. Critiche arrivano comunque dal settore, che parla di un clima di discriminazione per chi non potrà viaggiare.
Dopo i paesi europei, anche il Regno Unito blocca l'AstraZeneca per i più giovani, ma il ministro della salute britannico Hancock rassicura: ci sono vaccini Pfizer e Moderna anche per loro. Il governo offre un'alternativa al vaccino di Oxford dopo l'allerta lanciata per i giovani che verranno vaccinati entro la fine di luglio. L'Agenzia Europea del Farmaco intanto ha emanato ieri sera il consiglio di somministrare l'AstraZeneca per gli over 60, ma Hancock insiste nel sostenere questo vaccino sicuro. In ogni caso, il ministro vuole vaccinare anche gli 8,5 milioni di britannici della fascia d'età tra i 18 e i 29 anni con le alternative, dopo i legami trovati tra il vaccino di Oxford e alcuni rari casi di trombosi. Il principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta, è morto oggi all'età di 99 anni. Il principe, discreto consorte della regina per 73 anni, era da tempo sofferente di salute e era stato ricoverato per accertamenti a Natale del 2019, dopo essere sparito dalla vita pubblica. Buckingham Palace, in una nota, ha appena annunciato la morte del principe nel castello di Windsor e farà ulteriori annunci nelle prossime ore. Nell'ultimo anno il principe aveva trascorso il lockdown a Windsor assieme alla regina, festeggiando i suoi 73 anni di matrimonio e i suoi 99 anni. Scarica l'applicazione di Tele Londra. È gratuita e rimani connesso con il mondo italiano in UK. Ricevi le informazioni per gli italiani in UK tutti i giorni. Se anche tu vuoi fare pubblicità su Tele Londra, scrivici a info@telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430.